L'Università d'Annunzio a Chieti per l'infermieristica c'è il progetto internazionale BIPA. L'iniziativa avviata oggi, 17 giugno, si concluderà il 21. Le attività teorico-pratiche sono finalizzate a potenziare le competenze professionali. L'obiettivo principale di BIPA è realizzare un'esperienza di studio internazionale e sviluppare competenze tecnologiche in ambito sanitario. Ma cos'è BIPA? Lo chiediamo alla professoressa Gabriella Mincione, presidente del corso di laurea in infermieristica della D'Annunzio, nonché coordinatrice dell'iniziativa. Allora, il BIP sta per l'acronimo di Blended Intensive Program ed è un programma di scambio culturale tra il nostro paese e la nostra Università d'Annunzio e paesi europei, quindi Lituania, Polonia, Turchia. E quest'anno abbiamo previsto anche l'intervento dell'Albania, dell'Università di Tirana, con cui abbiamo dei rapporti ormai consolidati da anni. E cosa prevede questo meeting? Prevede una parte in presenza, una parte online. Io ho scelto di effettuare prima la parte in presenza per cominciare a conoscere, no, tutti i delegati, i docenti e gli studenti che provengono dal corso di laurea in infermieristica. E questa è un'opportunità che noi abbiamo di scambiare le nostre attività scientifiche in un progetto di collaborazione e attività culturali e, nell'ottica di rafforzare, no? Gli agreement che abbiamo stipulato nel corso degli anni. D'altronde l'obiettivo del rettore dell'Università D'Annunzio Chieti Pescara e Liborio Stupia è proprio quello dell'internazionalizzazione. Quindi io mi congratulo con la professoressa Mincione che ha organizzato questo evento, mi congratulo con tutto lo staff, è un'iniziativa veramente molto importante e molto virtuosa che ci proietta a un livello finalmente veramente internazionale. L'iniziativa in collaborazione con la ASL di Pescara, tra i presenti il dottor Aurelio Soldano.